Ciao! Come vedete non sono a casa, ma sono al mare perché voglio registrare il video. Cosa c'è nella mia borsa da mare, appunto? Allora, oggi ho fatto tutta la giornata al mare, infatti sono qua ancora col costume umidiccio. Ce l'ho qua sotto, anzi ve lo faccio vedere. Qua è proprio tutto umidiccio, quello che ho comprato l'anno scorso, molto carino, carino. E invece questo qui è il vestito, quello che ho comprato a Berlino, ok, da Primark, sì, da Primark. Scusate se tengo occhiali e cappello, ma c'è il sole e piango. Avendo gli occhi chiari, io piango sempre. Quindi sembra che ho, diciamo, un balcone molto florido e invece è tutto questa cosa qua che riempie. E vabbè, può essere un trucchetto per aumentare il balcone. Vabbè, presto che tardi. Allora, cosa c'è nella mia borsa mare? Guardate che bella, vabbè, d'estate non mi piace tantissimo usare le borse, queste qua di paglia. In questi anni vanno tantissimo queste qua tutte ricamate. Ve le avevo fatto vedere in un video shopping, questa qua, appunto un po' di mesi fa, perché appena l'ho vista me ne sono innamorata e l'ho presa subito. Se volete vi lascio qua sotto nel box informazioni il sito anche di questa borsa qua. E allora, prima di tutto, la prima cosa che spunta è questo ombrellino che avevo preso penso 2 o 3 anni fa. Ecco, ormai è anche un po' rovinato. E è quello che uso per Carolina quando appunto stiamo sullo sdraio, o sdraia, sdraio, o sdraia, non lo so, non ho mai capito come si dice, però io dico sdraio. E appunto la proteggo. Io sto sempre sotto l'ombrellone, però appunto magari ci sono degli spicchi di sole, eccetera. E allora uso questo ombrellino qua per Carolina ed è comodissimo. Cinesi, preso in Piazza di Spagna a Roma, ma lo trovate dappertutto. Poi c'è la mia super pochette di Poshy di Gabriela Beauty. Guardate che bella! So che vi sta piacendo tantissimo, in tantissime l'avete già presa. E cosa c'è qua dentro? Allora, vabbè, la cosa principale sono i solari, adesso ve ne parlo bene. Allora, qua dentro ho il colluttorio in pastiglie di Lush che trovo molto utile, soprattutto appunto in questi casi quando si è in piscina o si è al mare. Mangiate, lo mettete in bocca, fa tutta la schiuma, sciacquate, sputate e avete l'alito fresco. Colluttorio di Lush, utilissimo. Poi ovviamente ho Airi, pensate che l'ho spruzzato adesso, prima di fare il video, e Mr. G mi fa: che cos'è questo odore? E io: come odore? Non ti azzardare a parlare male di Airi, eh? No, sembra un odore, sai, quelle delle torte appena fatte, mi fa venire fame, sembra l'odore del ciambellone. Ecco, se volete anche voi avere i capelli super profumati, lucidi e districati, Airi! Su Gabriela Beauty, vi lascio qua sotto il link di Gabriela Beauty. Poi ho un prodotto che ho scoperto da pochissimo, che uso per le labbra, perché io soffro di un'allergia, diciamo intolleranza, quando mangio il pomodoro, cose troppo salate, tipo il gorgonzola, quindi cose con la muffa, eccetera, mi si gonfiano tantissimo le labbra. L'altra sera ho mangiato tutto praticamente e ho delle labbra gonfissime. Una signora mi ha detto: prova questo prodotto. Quindi sono andata subito a comprarlo in farmacia. Costa 11 euro, ma alla fine l'ho pagato 8 euro. Si chiama Apaisak Biorga, non avevo mai sentito. È solo che è ottimo, è molto idratante, è un burro, cioè diciamo è un burro cacao in crema, però è zero parabeni, zero profumi, zero fenoxitanolo e poi rimane super lucidino, quindi sembra un gloss, non sembra un prodotto tecnico per le labbra, quindi super approvato. E poi ovviamente passiamo ai solari. Sapete che io sono una maniaca della protezione solare, non ho mai preso il sole. Penso che ho smesso di prendere il sole, avevo tipo 15, 14-15 anni, giù di lì, di stare seduta appunto sotto l'ombrello, cioè in spiaggia a prendere il sole. Vado in spiaggia tranquillamente, però sempre con protezione altissima e sempre protetta appunto dagli ombrelloni, eccetera. E anche l'anno scorso usavo sempre i solari Hawaiian Tropics. Pensate che l'anno scorso mi hanno regalato un po' di solari, quindi li ho regalati un po' ad un mio amico e gli ne ho regalati tipo 3 o 4 di marche differenti. E
E l'ho rivisto recentemente, mi fa: Gabri, quest'anno mi regali ancora tu i solari? E io: certo, però gli altri non regalarmeli, regalami solo Hawaiian Tropic. E io: ok, va bene. E visto che sono andata l'altro giorno proprio all'evento Hawaiian Tropic a Milano e mi hanno regalato tutti questi prodotti, li ho voluti ritestare perché l'anno scorso me l'ho trattata benissimo, però ho detto: ritestiamoli anche quest'anno e sono ottimissimi. Sulla faccia ho usato questo qua che è appunto Hawaiian Tropic Sensitive Skin Face SPF 50, che è questo qua appunto, protezione molto alta, perfetta quindi per il viso, ed è contro UVA, UVB, UV Protect. Perfetto, stupendo, l'ho usato appunto in questi giorni di mare, non ho un segno, non ho un eritema, niente. La mattina appena mi sveglio mi faccio la doccia, lo metto subito sul viso, sul collo e sul décolleté, e poi sul resto del corpo invece è la 50. E invece Mr. G, che lui è già scuro di suo, non riesco a convincerlo a metterla protezione 50, ha usato questo qua, protezione 30. Eccolo qua, sempre Hawaiian Tropic Airsoft Face SPF 30. Ottimo, anche questo qua, lui ha usato questo qua per il viso. Sono dei solari che si assorbono tra l'altro subito e sono fenomenali, soprattutto questi qua in spray, perché voi potete sia spruzzarli direttamente anche in zone magari più scomode, tipo la schiena, eccetera, oppure li potete anche spruzzare sulla mano e poi stenderli e si asciugano all'istante. Questo SPF 30, protezione alta Airsoft, e questo invece, quello che usa Mr. G sul corpo, è quello SPF 15. Questo qua invece ha dentro anche olio di argan, comunque sempre texture leggera e non grassa. Ecco, diciamo la verità. Questi sono fra i solari in assoluto che preferisco, fra tutti quelli che ho provato sempre. Questi sono. Anche l'anno scorso mi ricordo che l'unico doposole che ho usato è stato proprio quello di Hawaiian Tropic, che era quello che lasciava la pelle satinata. E non gliel'avevo detto subito a Mr. G che lasciava la pelle satinata. Quindi io le prime sere lo facevo andare in giro con la pelle tutta bella satinata. Poi niente, quando ho scoperto che se lo metteva anche sul viso, ho detto: no, aspetta, glielo dico. Perché andavo in giro tutto satinato. Vabbè, cose fra donne, non diteglielo. E poi l'acqua termale di Aven, vabbè, io uso tante acque termali, adesso sto usando questa qua appunto nel boccione enorme, niente, si spruzza tranquillamente sul corpo e idrata appunto quando siete sotto l'ombrellone. Poi io dico sotto l'ombrellone perché sotto il sole diretto non ci sto. Poi ho la ciotolina per Carolina, perché c'era ovviamente anche lei, appunto ombrellino e ciotolina per l'acqua. Poi io ho le mie cuffie, queste qua. Queste qua sono della Beats e sono quelle wireless, così in oro rosa, che sono bellissimissime. Io amo l'oro rosa, che appunto utilizzo con l'iPhone. Poi che cosa c'è? Ah, ecco, il caricatore, questo qua l'ho comprato l'anno scorso su Amazon. È il caricatore, quello a energia solare. Questo qua. Così. Si carica appunto col sole. Sapete che un giorno, ma recentemente, tipo un paio di settimane fa, sono rimasta 14 ore senza elettricità a casa perché c'è stato un cortocircuito, perché c'è stato un nubifragio pazzesco. E se non avessi avuto questo, appunto, abbiamo caricato i telefoni con questo, se eravamo senza telefono, vabbè. Poi pinzone, e poi ho due, come si dice, due treppiedi. Questo qua che ho preso da Tiger, e quello che sta reggendo adesso il mio telefono, che ho preso su Amazon. Sì, no, l'avevo preso Euronics, vabbè, posso, cioè. Un treppiedi vale l'altro, è solamente un po' più grande rispetto a questo qua piccolino. Poi ovviamente ho il telefono e basta. Tutto quello che avevo nella mia borsa è questo. Spero tanto vi sia piaciuto questo video, che vi abbia tenuto 5 minuti in compagnia. E noi
ci vediamo al prossimo video. Ciao!